Nicola Molteni, la Lega Nord critica fortemente il governo Renzi in queste ore sul tema dell'immigrazione. Perché? La Lega Nord ha chiesto ufficialmente le dimissioni del ministro Alfano. Noi abbiamo chiesto che il ministro Alfano, che oggi è sicuramente il miglior ministro dell'interno che la sinistra potesse esprimere, chiediamo che venga in aula a riferire sull'invasione di massa a cui noi stiamo assistendo. Il ministro Alfano ha annunciato che fino a 600.000 immigrati clandestini potrebbero arrivare sulle coste italiane e ovviamente essere accolti nel nostro paese. Oggi viviamo l'assurdo che il governo Renzi, probabilmente fittiziamente, da 80 euro ad alcuni lavoratori italiani al mese, ma da 1.300 euro al mese a tutti gli immigrati clandestini che sono stati accolti sul nostro territorio. Dal 1 gennaio 2013 sono stati accolti, alloggiati in alberghi a 4 stelle, circa 60.000 immigrati. Nelle ultime 48 ore sono giunti quasi 4.000 immigrati clandestini. Siamo di fronte ad una vera e propria invasione di massa a cui aggiungiamo anche da parte del governo, da parte del ministro Alfano, la cancellazione del reato di immigrazione clandestina. Questa è una vergogna, il ministro Alfano deve vergognarsi di questa situazione ed è il motivo per cui noi chiediamo che Alfano venga in aula a riferire sugli sbarchi, sulla politica dell'immigrazione clandestina e chiediamo soprattutto che il ministro Alfano ripristini quelle politiche di contrasto all'immigrazione clandestina che sono state tipiche dell'allora ministro dell'interno Roberto Maroni, le politiche di pattugliamento, i controlli, la politica degli accordi con i paesi africani, la politica delle espulsioni, la politica dei respingimenti. Oggi viene attuata una politica totalmente diversa che rende il nostro paese appetibile all'immigrazione clandestina.